Abbiamo sentito molte cose oggi sulle banche popolari, quasi che fossero salvifiche e tenessero in piedi tutti i sistemi. Quando abbiamo visto Antonveneta Scalata, era una banca popolare, abbiamo visto Banca Popolare Italiana, qualcosa Ambrosoli, poi il consigliere Ambrosoli aveva anticipato. Abbiamo visto davvero diverse situazioni sconvenienti, diverse scalate, una gestione sicuramente non omogenea e non nell'interesse dei territori e dei cittadini, quindi anche il fatto che sia tutto bene quello che è Banco Popolare non è assolutamente vero. Di qui a dire che però passando a SPA non si danno in mano ai mercati internazionali che sono pronti a spolpare delle banche che hanno superato i test della BCE è tutt'altro che vero. Quindi questo è chiaramente un favore che viene fatto ai mercati internazionali. La City londinese ha esultato dopo un decreto che ha tutt'altro che il carattere d'urgenza. Il fatto che debbano essere riviste le governance delle banche popolari, soprattutto quelle molto strutturate, è fuori di dubbio, ma non si fa sicuramente con un decreto d'urgenza che regala delle banche che sono comunque solide e patrimonializzate ai mercati internazionali che abbiamo visto nell'ultimo decennio essere tutt'altro che etici e tutt'altro che fare l'interesse dei cittadini. Quindi il voto è favorevole nella speranza, tra l'altro una delle tre mozioni è scritta da un gruppo che sta in maggioranza al governo, speriamo che non siano come in altre occasioni il tappetino del governo, ma che possano farsi valere per il bene e l'interesse dei cittadini e dei territori. Grazie.